giro saluta il mare e si introduce nell'interno. Nella terza tappa vengono toccate tre regioni. Si parte dall'Abruzzo, si tocca la Puglia e si arriva in Basilicata a Melfi. Oggi si affronteranno le prime brevi asperità di questa corsa rosa. Mats Pedersen ha un occhio su questa tappa dopo la grandissima vittoria in volata ristretta dopo la caduta di Jonathan Milan nella tappa di ieri e la vittoria di Remco Evenepoel nella cronometro. Diffidate da chi vi dice prologo alla tappa 1. Questo è il percorso, 217 km di tappa, molto molto lunga, la prima parte tutta pianeggiante. Si parte da Vasto, si saluta la costa dei Trabocchi, si passa per Foggia e poi si arriva in Basilicata. Due GPM nel finale, il primo 6 km al 6,5%, una breve discesa e poi 3 km al 6% sono il valico di Laghi di Monticchio, il valico La Croce, poi una discesa a buono per la classifica generale e arrivo in leggera salita in quel di Melfi. La partenza vede due Corratec Selle Italia che partono per la fuga e poi rimangono increduli nel vedere che nessuno li vuole seguire. Sono l'italiano Alexander Konishev, figlio di Dimitri, e il serbo Veliko Stojnic, che raggiungeranno anche quasi 7 minuti di vantaggio, ma in due hanno pochissime speranze. Sprint intermedio dietro regolato da Mats Pedersen, che fa terzo, prende un po' di punti per la maglia ciclamino. Dietro di lui Arne Marit, Matthews, Milan e Groves, alcuni candidati alla vittoria di oggi. Nella seconda metà di tappa fa capolino un nuovo protagonista in questo Giro d'Italia, è la pioggia, che potrebbe accompagnare il gruppo in svariate tappe di questa edizione. Dietro si mette a tirare la Trek Segafredo e Mats Pedersen, accompagnata poi dalla Jaico Alula con Filippo Zana, il campione italiano, che stacca Jonathan Milan all'inizio del primo dei due strappi maglia ciclamino Milan. In cima allo strappo Thibaut Pinot vede un'opportunità di prendere un po' di punti per la maglia blu, sono 9, un terza categoria al valico dei Laghi di Monticchio, lo segue Buitrago e Thibaut Pinot prende 9 punti per la maglia blu. La Jaico di Michael Matthews continua a fare il ritmo anche nel secondo strappo, rimane staccato proprio Mats Pedersen, che però poi grazie al grande lavoro dei suoi compagni della Trek Segafredo riuscirà a tornare in gruppo, un gruppo che contava solo una quarantina di uomini al termine dei due strappi. Poi la discesa bagnata miete vittime, prima cadono in tre fra cui Peter Seri, compagno di Remco Evenepoel, poi è il turno di Mats Furschmidt, rimane coinvolto anche Joao Almeida. Sprint per la buono conteso da Remco Evenepoel e Primo Roglic, il primo mini scontro fra i due grandi favoriti per questo giro. La spunta Evenepoel, ma Roglic non dà tutto il gas che poteva, prende 3 secondi Remco, 2 Roglic, si stacca poi Brandon McNulty insieme a Magnus Cort. Il gruppo è di un'ottantina quando arriviamo agli ultimi 300 metri, che tirano un po' su. Mats Pedersen ben portato in avanti dagli uomini della Trek Segafredo dopo essersi staccato ed essere tornato in gruppo, ma esplode Michael Matthews sulle sue pendenze, 5-6%, riesce a mettere le ruote davanti a tutti e poi continua una fantastica lunghissima volata, scarta un pochino, non riesce a rimontare Mats Pedersen. La vittoria è di Michael Matthews. Caden Groves aveva provato ad uscire alla sua destra, Filippo Zana ha fatto un grandissimo lavoro per il compagno oggi, ha tritato il gruppo in più di un'occasione, si è staccato, è tornato, ha continuato a tirare. Qui vediamo la volata dall'alto con Matthews che è sempre rimasto avanti dopo essere partito ai meno 200 e aver affrontato come un re lo strappettino finale. Michael Matthews, nona tappa in carriera in un Grand Tour, sono 3 al Tour de France, 3 alla Vuelta e con questa 3 al Giro, dove non vinceva addirittura dal 2015. 3 è il numero perfetto per Matthews oggi, alla 40esima vittoria in carriera. Remco Evenepoel rimane in maglia rosa evitando le insidie del finale, allungando anche di 3 secondi su tutti, ha preso 2 secondi Primo Roglic, quindi di 1 secondo su Roglic. Esce in classifica Brandon McNulty che ora ha 4 minuti e 40, ma sembra essersi staccato deliberatamente, forse vuole andare in fuga domani. E mentre Milan rimane in ciclamino, Thibaut Pinot è il nuovo possessore della maglia blu, un indossatore molto prestigioso, il francese alla sua ultima stagione nel ciclismo internazionale, al suo ultimo Giro d'Italia. Questa è la tappa di domani, la prima tappa di media montagna di questo Giro d'Italia. Da Venosa al Lago Laceno, là dove vinse Domenico Pozzovivo la sua unica tappa al Giro nel 2012, passo delle Crocelle, 13 km e mezzo al 4,3%, valico di Monte Carruozzo, 8 km 8 al 4,9%, sono salite semplici, ma il Lago Laceno sono
sono quasi 10 km al 6%, gli ultimi 4,5 sono all'8,8%, è una salita che impegnerà indubbiamente gli uomini di classifica, potrebbero lasciare andare una fuga. Come annunciato, il Quick Step di Remco Evenepoel per cedere a Rosa, oggi ha vinto Michael Matthews, ci vediamo domani.